Abbiamo finito il mesh out, adesso dobbiamo fare passare alla fase di sfarge. Yeah. E quindi allora, facciamo il passaggio. Abbiamo qualche grano in superficie. Adesso qua sto cicalino. Sì, l'altra volta è durato tanto. Vediamo perché due di mezzo. Boh. Qua ci vuole pasta matic perché. Vedete che abbiamo un po' di farina fuori. Nonostante questa prova che abbiamo voluto fare è ancora troppo fine, bisogna che maciniamo un po' più grosso. Adesso è cominciata la fase di spaglio, lui scende e cominciamo a collegare la nostra pompetta. Intanto mandiamo subito in bollitura così accorciamo un po' i tempi. Prima Andrea ha programmato per chi ci segue, per chi sa che ha letto l'articolo l'altra volta sul post e per chi ha visto il video. L'altra volta avevamo impostato la bollitura a 60 minuti e non avevamo potuto impostare la prima gettata, abbiamo dovuto mettere 59 minuti. Questa volta ha programmato a 61 minuti e abbiamo programmato la gettata a 60 minuti. Era solo per verificare se c'erano degli impedimenti alla prima gettata, se fosse limitata per dire a 59 minuti. No. Non può iniziare il programma del controller, non può gestire contemporaneamente l'inizio della bollitura con l'inizio della lupolatura. E quindi bisogna mettere un minuto in più se volete avere la gettata giusta a 60 minuti, quindi bollitura a 60. Qua comincia a scendere, se volete vedere, questo è il mosto. Siamo pronti. Allora io preparo qua, apro il rubinetto, attacca pure la pompa, alza un pochettino la potenza, ok. Eccoci qua la nostra doccetta davvero funzionale secondo noi. L'unica cosa furba che abbiamo fatto ultimamente. Abbiamo visto che con questo trasformatore abbiamo varie tacchette per regolare la potenza del getto del flusso e abbiamo misurato più o meno che sono varie tacchette, noi siamo sulla seconda tacchetta, più o meno un litro al minuto. Sì, mi sembra che sia. Allora, le tacchette dovrebbe essere intorno ai 4,5. Quindi, essendo un trasformatore a potenza variabile, la pompa, essendo una pompa a 12 volt ma corrente continua, dà la possibilità, al contrario della corrente alternata, di poter, abbassando la potenza, anche abbassare la potenza del motore e quindi avere l'erogazione che è necessaria. Finiamo di fare sparge, ci vediamo dopo per la fase di bollitura e la prima lupolatura. Magari parliamo poi dei luppoli. A dopo. A posto, abbiamo finito lo sparge, è andato tutto bene. Almeno quello, almeno uno. E adesso niente, togliamo via tutto. Dai, apri lì, va. Come lupolo d'amaro abbiamo il Target, è un lupolo inglese che si presta particolarmente per l'amaro, è davvero un ottimo lupolo inglese. Lo metteremo 15 grammi appunto a 60 minuti. Bilancia nuova. Poi abbiamo, metto il frush, abbiamo 40 grammi a 30 minuti. I lupoli che metteremo, questi altri sono tedeschi, hanno tutti i componenti, sono caratteristiche erbacee, comunque aromatiche, di contorno, non sono molto invadenti. Poi abbiamo Lesbrucker, 30 grammi a 20 minuti. Poi l'ultimo luppolo, non tedesco ma bensì francese, lo Strissel Palt, che ha il fascio di bassissimi 2,4, molto simile appunto a un luppolo selvatico, non da questo. E ne metteremo 20 grammi a 10 minuti. Molto verde come colorazione. Ecco qua le nostre gettate. Adesso andiamo a vedere come siamo messi qua, abbiamo lasciato sgocciolare, nel frattempo dobbiamo alzarlo assolutamente perché è arrivato decisamente superiore.
Ecco, belle proteine da schiumare. Schiumiamo subito. Schiumiamo subito le proteine. Sembra la mozzarella, dov'è? Siamo arrivati in bollitura e adesso mettiamo lo basque. E inseriamo il primo lupo. Aspettiamo un minuto. Faremo tutte le gettate di luppolo e ci vediamo al termine della fase di bollitura. Allora, abbiamo avuto come al solito qualche problema e abbiamo cambiato in realtà il metodo di raffreddamento. Siamo tornati sulla vecchia strada. Siamo di nuovo con la serpentina. Adesso vediamo di finirla cotta. Raffreddiamo come il nostro modo classico e ci vediamo alla fine. Abbiamo finito il raffreddamento, abbiamo parato fino a 19 gradi e adesso mettiamo nel fermentatore e mettiamo il lievito. Giriamo la curva. Se facciamo partire la pompa, l'ambiente è chiuso. Pazienzeremo un po' da non succhiare troppo fondo. Come lievito abbiamo il K97, metteremo una busta per fermentatore. Allora, anche questa cotta abbiamo finito, abbiamo avuto anche questa volta un po' di problemi, questa volta con la fase di raffreddamento. Esatto. Il controflusso non ha funzionato, non riusciamo a capire come mai, probabilmente abbiamo... Riflettendo un po' così, magari può essere la densità maggiore rispetto all'acqua, che fa più fatica a trasportarlo. Comunque alla fine abbiamo rimontato la nostra serpentina, abbiamo ottenuto 41 litri invece dei 38 stabiliti, ha una densità di 1048 in generale. Abbiamo fatto un passo in avanti, se non fosse stato per il problema del controflusso non sarebbe neanche venuta male sta cotta. Purtroppo con l'esperienza metteremo a posto tutto. Quindi ci vediamo la prossima volta con una nuova cotta del signor Malto. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao. Un pacco. Sto scotch è un pacco.